Qual è l'età giusta per il primo smartphone? E come comportarsi con videogiochi e social? Temi che interrogano i genitori di oggi, appassionano e dividono le famiglie. Cheerleader dei nuovi media contro diffidenti ad oltranza. Una battaglia spesso più che un dibattito, proprio perché al centro ci sono loro, i bambini, cittadini del futuro, nativi digitali, abituati fin da piccoli a navigare nel web, abili con il touchscreen più che con la penna, perfettamente a loro agio nel gioco virtuale, eppure vulnerabili di fronte alla vastità di internet. Qual è dunque il rapporto corretto tra minori e tecnologie? Cosa fare e soprattutto cosa non fare? Lo abbiamo chiesto a Jordan Shapiro, filosofo e scrittore tra i massimi esperti di cultura digitale, autore della guida Il metodo per crescere i bambini in un mondo digitale. Perché è difficile trovare un equilibrio? I think this happens with almost everything that's new. Questo accade con tutto ciò che è nuovo, è accaduto per il rock and roll, per il jazz. Ogni nuovo modo di comunicare può spaventare, ma bisogna riconoscere che il mondo è cambiato. Siamo a un bivio, o li stoppiamo e ciò appare irrealistico, oppure cerchiamo di interrogarci su come crescere una generazione che sappia usare le nuove tecnologie e i social meglio di noi, con gentilezza e etica. Lei sostiene che i videogiochi sarebbero degli ottimi insegnanti. Perché? I videogiochi sono insegnanti eccezionali. I bambini ne imparano velocemente i meccanismi. Ogni gioco è fatto per coinvolgere e interessare. Per questo i bambini li amano, perché i bambini amano imparare. Non tutto è buono per loro, non voglio dire questo, ma lo strumento videogames, se bene usato, è utile e potente. Noi viviamo in un mondo connesso, reale e digitale sono ormai integrati. Dobbiamo avere una visione olistica, dare ai bambini l'opportunità di imparare a muoversi in quel mondo, fare errori e correggerli, sperimentare è fondamentale. Spesso invece neghiamo l'esperienza o li lasciamo soli davanti agli schermi. Quello è il problema. Quali sono i consigli che darebbe a un genitore? Partirei con il più importante. Usa gli strumenti tecnologici con i tuoi bambini. Come per ogni altra cosa, loro hanno bisogno di una guida per comprenderne il senso. Gioca con i videogiochi insieme ai tuoi figli. Questo ti permette di stargli a fianco e conversare come con ogni altro gioco. Chi sono i buoni, chi sono i cattivi, cosa accade ora. È così che impareranno in modo lento come vivere nel panorama tecnologico che li aspetta. Eppure esistono anche dei lati oscuri. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, di recente ha inserito la dipendenza da videogiochi come una delle malattie ufficiali. L'avvertimento OMS è importante perché mostra l'importanza di avere una relazione equilibrata con i device, ma è lo stesso principio della caffeina. Il problema è la dipendenza, non il caffè. Che cittadini saranno i nostri figli? Fantastica domanda. Saranno capaci di muoversi in entrambi gli ambienti. Spero che saranno cittadini migliori. I genitori non hanno le capacità per immaginare il futuro. È così per tutte le generazioni. Il compito è preparare i bambini eticamente per un futuro che non conosciamo. Nostro dovere è insegnare i valori principali che rimangono gli stessi in contesti differenti. Queste sono le abilità che voglio trasmettere ai miei figli.